Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio». Nell'inviare i 72 discepoli, Gesù dà loro istruzioni precise che esprimono le caratteristiche della missione. La prima: pregate. La seconda: andate. E poi: non portate borsa né sacca. Dite pace a questa casa, restate in quella casa, non passate da una casa all'altra, guarite i malati e dite loro: è vicino il regno di Dio. E se non vi accolgono, uscite sulle piazze e congedatevi. Questi imperativi mostrano che la missione si basa sulla preghiera, che è itinerante, che richiede distacco e povertà, che porta pace e guarigione, segni della vicinanza del Regno di Dio, che non è proselitismo, ma annuncio e testimonianza, e che richiede anche la franchezza e la libertà evangelica di andarsene evidenziando la responsabilità di aver respinto il messaggio della salvezza, ma senza condanne e maledizioni. Se vissuta in questi termini, la missione della Chiesa sarà caratterizzata dalla gioia. E come finisce questo passo? I 72 tornarono pieni di gioia. Non si tratta di una gioia effimera che scaturisce dal successo della missione. Al contrario, è una gioia radicata nella promessa che, dice Gesù, i vostri nomi sono scritti nei cieli. Con questa espressione egli intende la gioia interiore, la gioia indistruttibile che nasce dalla consapevolezza di essere chiamati da Dio a seguire il suo Figlio, cioè la gioia di essere i suoi discepoli.